Bene, grazie Cisli, tocca con Apo. Buonasera. Pronto? Sentiamo ma non vediamo. Aspetta, clicca qua. Buonasera a tutti, eh. Adesso Anche sentiamo e vediamo. vediamo, mi fa piacere. Dico buonasera a tutti. E purtroppo questa grave situazione di calamità nazionale, calamità sanitaria, che speriamo che quantomeno ci metta le mani Cristo per risolverla. Allora, la prima cosa che devo fare, ringrazio chi ci ha dato i 165 milioni di euro. Ringrazio chi ha fatto tutti i conti. Ringrazio quelli che hanno, come si può dire, lavorato giorni per mettere in campo, quindi il dottor Fabio Italia e tutti i tecnici della legislativa del Dipartimento. Però ringrazio anche il CONAPO che ha lavorato 30 anni per arrivare a farsi dare 165 milioni. Quindi oggi siamo arrivati qua e speriamo che vengano divisi giustamente. Perché quando vogliamo tenere il brodo lungo e nascondere o quantomeno mettere una nebbia che non si capisce, già da equiparazione si parla di armonizzazione. Nulla toglie il fatto che i discorsi non fanno farina. I soldi sono arrivati, ci sono e ora si danno ai pompieri. Poi chiamatela armonizzazione, chiamatela equiparazione. Chi rischia la vita? Chi rischia la vita deve essere pagato immediatamente con questi 116 milioni. La priorità, perché in questi giorni, se non sbaglio, mi sembra che è uscito un decreto anche stanotte, no? I vigili del fuoco possono essere o avere il virus o essere in quarantena e se no vanno a lavorare come gli infermieri, i medici e le forze di polizia. Quindi o si mette a posto i pompieri, questa volta a Roma vi porto 10.000 pompieri. Non li posso portare oggi per il virus. Preparo appena, speriamo che domani passi il virus e ve li porto. Perché ora si fa il sindacalista sul serio. Si fa il sindacalista pompiere, non sindacalista per inventarci. Non so se mi sono spiegato. Io a me interessano le tessere, ma a me interessa che i pompieri siano pagati. O facciamo un'altra cosa. Un servizio, mi sentite? O si fa un servizio Sì, avanti, no, no, si sente bene. di un ruolo tecnico come quello della polizia, dove si assumano i compiti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, dove si mettono la divisa e gli si dà i soldi come alla polizia. Perché io sono d'accordissimo con il collega Pompeo Mannone di dare i soldi ai giovani, ma li prendiamo dagli impiegati. Poi, se naturalmente ci scaricano un bilico di banconote da 500 al Ministero dell'Interno riservate ai Vigili del Fuoco, ben venga, li diamo anche agli impiegati. Ma dopo, o se no, si mettono la divisa e si prendono la qualifica di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. In primis, questi sono, non dico errori, ma la gestione che c'è stata in questo corpo, in tutti questi anni. Oggi saltiamo fuori con tutti abbiamo, come si può dire, vogliamo parlare bene. Ma fino a oggi, se non c'era il CONAPO, chi è che portava avanti questi discorsi? E oggi, prima per cortesia, prima di tutto, equipariamo i vigili del fuoco alle altre forze di polizia, senza discorsi. Perché la politica, se non lo sa, glielo diciamo. Perché la politica, quei soldi lì, pensa di averli dati per cosa? Per equiparare i vigili del fuoco. Se qualcuno li usa in maniera diversa, i casi sono due. Attraverso la parola armonizzazione, vuole fare nebbia e vuole fare sparire qualche milione di euro. Non che se li mette in tasca, attenzione, ma che li fa sparire ai pompieri che rischia la vita. No, non può essere. Non può essere.
perché noi faremo i conti per bene, ma mi sembra che non c'è certezza di equiparazione, no, di armonizzazione, non c'è certezza. Quindi se naturalmente al capo, al direttore centrale economico, gli dico questi soldi mettili a posto, ma se gli dico questi soldi li devi dare ai pompieri, i conti li fa bene, perché questi conti sono fatti bene, penso. Naturalmente ci sono parecchi soldi che non vanno nelle tasche dei pompieri, infatti non si può dare una lira a tutti i ragazzi giovani che hanno meno di 14 anni, ma a quelli che vanno in pensione, perché poco fa il collega ha chiesto i soldi a chi è che rischia la vita prima di 14 anni, ma se prima diamo i soldi agli impiegati, come facciamo a dare anche i soldi a quelli prima di 14? Come facciamo a dare 6 scatti a chi va in pensione? Questo è il problema. Allora, prima di tutto, armonizzazione o equiparazione a noi poco in conto. Se la politica non lo sa, provvederà il CONAPO a riportare a Roma 10.000 pompieri per farglielo sapere. Però prima si mette a posto i pompieri. A partire dal capo, del capo del corpo, arrivare all'ultimo pompiere che ha fare il corso. Prima si mettono a porto loro, compresi l'equiparazione reale con tutti gli specialisti, i dirigenti, i direttivi. Non si può più discutere, perché come siamo riusciti in questi anni a lottare e a far cambiare la rotta di dare questi soldi ai pompieri, siamo in grado di far muovere la, come si può dire, qualsiasi, la politica, le persone, tutti quanti, e venire a Roma un'altra volta. Quindi, prima di tutto, manca 6 scatti, non è chiaro sia la parte degli accessori, non è chiaro gli stipendi fissi, non è chiaro questo, non è chiaro quell'altro. Io sinceramente mi vergogno e mi vergognerei ancora di più dopo 30, dall'81, dalla legge 121 a oggi, mi vergognerei andare a proporre ai vigili del fuoco un ulteriore, come si può dire, traguardo per poter arrivare all'equiparazione. Qui uno deve pigliare una busta, uno c'è scritto poliziotto, in quell'altro c'è scritto vigile del fuoco, le buste devono essere uguali. Fino a questo mi vergognerei ad andare sia a fare il sindacalista, sia a fare qualsiasi cosa, perché io sono un sindacalista, mi vergognerei se venissi a fare questa proposta, che fino a quando i pompieri italiani non sono equiparati, o volete chiamarli armonizzati, volete chiamarli come vi pare, non importa, chiamateli come vuoi, le buste devono essere uguali. Ministero degli Interni, Dipartimento Vigile del Fuoco, Ministero degli Interni, Dipartimento Pubblica Sicurezza. Per quello che c'è sotto ci deve essere scritto tutto uguale. Poi dopo si danno i soldi agli impiegati, perché la polizia ha gli impiegati e non sono poliziotti e non sono pagati dalla polizia, sono pagati dal Ministero dell'Interno. Allora, in tutti questi anni qualcuno ha fatto tutti questi giochetti e anche adesso siamo a fare questo giochetto. Prima si paga chi lavora, non chi lavora, chi rischia la vita, chi è sulle strade tutti i giorni, che naturalmente deve essere a soccorrere le persone, che poi queste siano o non siano inquinate da virus, non conta, ci devono andare. E io sono qui, come tutti gli altri pompieri, a morire per il capo del corpo, per il capo dipartimento, per il ministro, presidente del Consiglio, presidente della Repubblica, e ora dovete mettere a posto i pompieri, basta! Perché se non lo fate, io vi dico che vi porto 10-20.000 pompieri in piazza a Roma. Sono stato chiaro, eh? Priorità chi rischia la vita, priorità ai vigili del fuoco. Ok? Se no, altra cosa importante, altra gravità, che i tecnici informatici li avete messi con gli impiegati, non li avete messi in divisa, da una vita, perché questi sono tecnici informatici e possono essere utilizzati anche ultimamente nel terremoto, no? E nelle ricerca persone, in questo e in quell'altro. Questi sono pompieri.
e come tale devono essere formati e naturalmente messi a posto. Però da questo momento in avanti o si mette a posto i pompieri che rischiano la vita o non faremo, noi non è che ci tiriamo fuori da un sindacato, andiamo per conto nostro, poi il giorno dopo ci rimettiamo con un altro sigla sindacale, poi andiamo a vedere, magari diciamo solite cose. Quello che dice Conapo è l'unico sindacato dei vigili del fuoco che parla una lingua sola. Vigile fuoco ed equiparazione. Ho finito. Grazie Conapo, c'era Fabitani.